Il MIA di fatto segna una ripartenza, che l'ultimo evento fisico è stato Berlino, quindi dopo 6 mesi di confronti, incontri online, il fatto di ritrovarsi a parlare faccia a faccia, anche dietro una mascherina, però insomma, è riuscito a dare insomma, sicuramente una spinta per rilanciare il tema della produzione, i rapporti internazionali che si riescono a mantenere anche online, ovviamente, però la presenza fisica porta sempre qualcosa in più. Le prospettive del settore audiovisivo è una grande domanda. È una grande domanda che tutti insomma, ci stiamo facendo. Sicuramente questa situazione ha accelerato dei processi di cambiamento che erano in atto, che si cercavano forse di contenere o di non vedere. Ma oggi più che mai siamo consapevoli che il prodotto audiovisivo ha fruizioni diverse, ha dinamiche diverse, avrà dei ragionamenti diversi per la realizzazione, per l'ideazione, per la promozione. Diciamo che la crisi può essere vista anche come un'opportunità.